Buonasera, spero si senta, buonasera a tutte e a tutti. Stiamo per iniziare una riflessione insieme con Vincenzo Cimino del coordinamento del Partito Comunista dei Lavoratori di Milano e con Giovanni Tortora che è un demoato pugliese. Tra qualche minuto dovrebbe raggiungerci anche Antonia Romano, anche lei coordinatrice nazionale di Potere al Popolo e Demoate di Trento. Abbiamo qualche problema di collegamento con Antonia, ma dovrebbe raggiungerci tra un po'. La riflessione di questa sera, le nostre conversazioni sono sulla scuola privata, che qualcuno intende ritenere addirittura pubblica, ma rimane pur sempre scuola privata e che in questi giorni è balzata alle cronache perché ha avuto un finanziamento sconsiderato di circa 300 milioni di euro a fronte di una carenza di finanziamenti per la scuola pubblica che in questo momento si trovano in grave, grave difficoltà rispetto ad una riapertura a settembre che mostra tutto il volto della mancata cura della scuola pubblica di questi anni, perché il Covid, tra le cose che ha disvelato, è stato anche il fallimento delle politiche nazionali verso la cura dell'educazione e dell'istruzione pubblica. Abbiamo degli edifici fatiscenti, abbiamo degli edifici che non riescono neanche a garantire le esigenze di accesso ai bagni. Non ci sono banchi, non ci sono lavagne, non ci sono computer, non c'è wifi, ci sono intonaci che cadono sulla testa dei nostri studenti e il governo di destra, formato da PD, appoggiato da PD, Movimento 5 Stelle e LeU, dà 300 milioni di euro alle scuole cattoliche, che sono la assoluta negazione del principio educativo. Ne parleremo stasera con Vincenzo Cimino, a cui do subito la parola, e che sicuramente ci parlerà della condizione degli insegnanti e di come il ministro Azzolina si stia comportando in questa fase nei confronti degli insegnanti precari, soprattutto degli insegnanti precari. Quindi do subito la parola a Vincenzo, che ringrazio per aver partecipato a questa iniziativa e che sicuramente ci darà delle informazioni che renderanno ancora più difficile sopportare l'incuria del governo italiano nei confronti della scuola pubblica, che deve essere oltretutto laica. Prego, Vincenzo.